Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi video super richiesto sulla palette Norvina di Anastasia. Ogni nuova palette del brand viene accolta con grande entusiasmo dalla beauty community e la Norvina non fa eccezione. Prima di questa è uscita la Soft Glam, una palette di toni neutri già molto amata, che io però non ho mai acquistato perché possiedo tanti colori simili e per il momento non ne ho sentito l'esigenza. Questa invece è una palette qualcosa sicuramente di diverso rispetto alle altre palette del brand e infatti l'ho acquistata subito, l'ho ordinata proprio a luglio, il giorno del lancio, il 18 luglio, sul sito, praticamente dal sito ufficiale UK, ma adesso è arrivata anche da Sephora, costa da Sephora ovviamente 49 euro come le sue sorelline. Io arrivo un po' tardi con questa recensione, avrete già visto decine di video sull'argomento, ma ho preferito utilizzarla un po' prima di parlarvene, prima di registrare, proprio per avere un'idea chiara su questa palette. In realtà pensavo di utilizzarla un po', ma poi l'ho utilizzata tantissimo, è indubbiamente la palette che ho usato di più quest'estate perché mi ha conquistato davvero subito. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, chi è Norvina? Norvina è la figlia di Anastasia, che in realtà si chiama Claudia ma è più nota come Norvina, ed è praticamente presidente, nonché presidente del brand, youtuber e star di Instagram. Norvina è una donna appassionata, determinata, creativa, che ha contribuito moltissimo alla crescita del brand e quindi adesso è arrivato il momento del lancio di un prodotto dedicato a lei, di una palette che rispecchia i suoi gusti, che contiene le tonalità che ama indossare, le sue preferite, quindi quelle che la fanno sentire felice, come lei stessa ha dichiarato, che vede il protagonista il viola, che è appunto il suo colore preferito. E devo dire che il viola è un colore che amo tantissimo anch'io, in tutte le sue sfumature: lilla, melanzana, prugna, malva, insomma sono colori che io utilizzo spessissimo, anche perché perfetti per dare risalto agli occhi verdi. La Norvina Eyeshadow Palette contiene 14 ombretti da 0,71 grammi, è una palette made in USA, cruelty free, che ha un PAO anziché di 6 mesi come le altre palette di Anastasia, di 18 mesi, e questa è un'ottima cosa. Allora, partiamo praticamente dal packaging, che è praticamente come quello delle sue sorelline, quindi sempre in vellutino, questa volta in un bel violetto freddo, quindi che rende protagonista il colore dominante della palette. Questo rivestimento è sicuramente piacevole al tatto, ma si sporca facilmente ed è difficile da pulire. Per questo motivo è universalmente odiato. Infatti mi meraviglio, lo stiamo utilizzando ancora, devo dire, ma chiaramente non è un grande problema. Esternamente abbiamo un cartoncino, sempre come vedete in questo bel lilla freddo, con il logo del il nome della palette, insomma il logo del brand. Sul retro abbiamo l'inci, le varie informazioni sul prodotto, più un'immagine che mostra le tonalità contenute. La palette invece è dotata di una chiusura magnetica, di specchio interno, e all'interno abbiamo anche un pennello doppio per applicare e sfumare gli ombretti, che non è fantastico sicuramente, ma a mio avviso non è neanche inutilizzabile. L'unica cosa che è questa parte qua, insomma la parte da sfumatura, è un pochino duretta. Comunque io lo utilizzo, insomma, soprattutto quando vado di fretta e mi trovo, direi, discretamente. E queste sono le tonalità contenute, quindi questi sono i colori presenti nella Norvina. È una palette che contiene 14 ombretti che vanno da delicati toni pastello shimmer a opachi, audaci e intensi. È una palette quindi ricca di colori shimmer, di ombretti dal finish luminoso, toni gioiello, protagonisti per la mobile, e di ombretti opachi, quindi da utilizzare, da sfumare nella piena dell'occhio. Quello che salta all'occhio guardando questa palette è che praticamente non è una palette di ombretti viola, anzi fondamentalmente, sostanzialmente le tonalità violacee sono praticamente tre: Sol, Celestial e Drama. Abbiamo poi tre tonalità rosate: Wild Child, Love, che dovrebbe essere questo, e Rose Gold, e poi abbiamo diversi toni neutri, abbiamo Champagne, Oro, Bronzo, top, marrone, perché in effetti Norvina, anche se il viola è sicuramente il filo conduttore della palette, Norvina ha voluto sapientemente, direi, accostarlo, combinarlo con diversi toni neutri, sia caldi che freddi. Infatti questa non è una palette solo di toni freddi, per valorizzarlo, esaltarlo e rendere questa palette ancora più versatile e sfruttabile. Io devo dire che adoro questo mix, quindi questa composizione
sfumature di toni neutri impreziosita con tonalità protagoniste rosate e violacee. A differenza della maggior parte delle palette del brand e anche della maggior parte delle palette uscite ultimamente, la Norvina è una palette che contiene diversi toni freddi e un perfetto equilibrio di finish. Abbiamo infatti 7 ombretti matte e 7 ombretti shimmer, mentre solitamente le palette Anastasia contengono più ombretti matte. E gli ombretti sono anche separati per finish, infatti abbiamo la prima fila che contiene i 7 ombretti shimmer metallici e la seconda gli ombretti opachi, e devo dire che a me piace tantissimo questa disposizione ordinata anche dal punto di vista visivo. Per quanto riguarda le caratteristiche e l'applicazione, tutti gli ombretti presenti all'interno di questa palette sono estremamente pigmentati, infatti vi consiglio di dosarli con attenzione e di prelevarli con mano leggera, quindi non senza andare a girare e rigirare il pennello sulle cialde, perché gli ombretti Anastasia sono poco pressati e si sa che gli ombretti morbidi sono spesso polverosi. Infatti c'è sicuramente un po' di kickback, che significa semplicemente che quando prelevate il prodotto con il pennello si crea insomma un po' di polvere, vedrete un po' di polvere sulle cialde, e c'è sicuramente anche un po' di fallout che io mi aspettavo conoscendo gli ombretti Anastasia, ma basta semplicemente lavorare prima sugli occhi e poi procedere con la base viso, che tra l'altro è una cosa che io faccio sempre per risolvere completamente questo problema. E gli opachi sono lisci, proprio vellutati al tatto e nelle giuste dosi, e vi assicuro che veramente questo è il segreto per ottenere il massimo da questi ombretti, si sfumano facilmente e non creano macchie. Io infatti non ho riscontrato in applicazione i problemi di sfumabilità e appunto di fusione che invece ho riscontrato con gli ombretti della palette Subculture. Infatti sicuramente per me la formula degli ombretti della Norvina è più simile a quella degli ombretti della Modern Renaissance che non appunto a quella della Subculture, insomma, per intenderci. E tra gli opachi in realtà ci sono 3 cialde, Soul, Base e Love, che in realtà contengono dei sottili riflessi, quindi non sono in realtà completamente opachi, ma questi riflessi poi alla fine non si vedono una volta applicati sull'occhio, ecco perché possiamo tranquillamente considerarli come degli opachi. Gli ombretti invece shimmer, quindi gli ombretti metallici, sono bellissimi, sono eccezionali, sono estremamente pigmentati anche da loro, sono molto luminosi, multisfaccettati, ci sono anche dei duochrome, donano molta luce e tridimensionalità allo sguardo, hanno una texture morbida, burrosa, quasi cremosa, umida al tatto, hanno un'ottima resa anche applicati con un pennello, ma io li preferisco e vi consiglio di applicarli con le dita per ottenere subito il massimo in termini proprio di coprenza, di intensità, e anche per limitare il fallout e quindi lo spreco di prodotto. Ma dopo tante parole, adesso è arrivato il momento di vedere le tonalità contenute nel dettaglio. Cominciamo a vedere gli ombretti dal finish luminoso. Il primo che vedete si chiama Dreamer, è un delicato champagne con un tocco di pesca chiaro, caldo e dal finish metallico scintillante. Ha la texture più sottile tra tutti i metallici, è molto pigmentato ed è strepitoso per illuminare l'angolo interno e in generale per creare punti luce. Il secondo ombretto che vedete si chiama Summer, è un rame dorato medio scuro, caldo, dal finish metallico. Ha una consistenza quasi cremosa, è pigmentatissimo e molto luminoso, è un gran bell'ombretto, anche se devo dire che il colore non è nulla di particolare. Il terzo invece si chiama Wild Child ed è un rosa chiaro freddo metallico, leggermente duochrome con cangianze oro, è una tonalità romantica e femminile, un po' più sheer rispetto ad altri metallici della palette, ed è un ombretto perfetto da utilizzare come topper, rende di più sovrapposto ad altre tonalità, su una base colorata prende vita e i suoi riflessi diventano anche più evidenti. Il quarto ombretto che vedete si chiama invece Rose Gold e in realtà non è un classico oro rosa, io lo descriverei come un prugna rosato medio scuro con riflessi ramati al suo interno, caldo e metallico, un colore, un ombretto super coprente, bellissimo e super coprente dalla prima passata. E poi abbiamo Celestial che è un capolavoro. Celestial è un viola, lilla fresco, medio, leggermente duochrome con riflessi che vanno, quindi Celestial è questo, in realtà è l'ombretto che ho utilizzato nella seconda parte della mia palpebra mobile, invece nella prima ho utilizzato Wild Child, quindi quello che vi dicevo
il rosa chiaro, praticamente freddino, e vi dicevo Celestial che è veramente bellissimo, proprio notevole, con riflessi quindi che vanno dal blu al rosa. Anche questo è un po' più sheer, è simile per consistenza e coprenza a Wild Child, ma può essere facilmente costruito comunque e si ottengono risultati migliori applicandolo sicuramente con le dita. E poi abbiamo Dazzling. Dazzling è una specie di bronzo rosato, medio, caldo e metallico. In realtà viene descritto come un bronzo freddo con dei riflessi duochrome, quindi violacei, che sinceramente io in questo ombretto non riesco a vedere neanche con la lente di ingrandimento. E praticamente sembra un po' una via di mezzo tra Summer praticamente e Rose Gold, l'ombretto Dazzling. Infatti, anche se è molto bello, io al suo posto avrei inserito un altro colore, un colore diverso, magari un blu, un blarpol, insomma, un colore che io, un blu violaceo, insomma. Un colore, una tonalità che io ci avrei visto davvero proprio bene in questa composizione. E infine, come ultimo ombretto dal finish luminoso, abbiamo Drama, che è questo melanzana intenso, direi abbastanza neutro, con sottili riflessi multicolor all'interno. È il meno luminoso tra gli ombretti, quindi della prima fila. Ha anche una texture meno burrosa, più asciutta rispetto agli altri, ma è molto pigmentato e facile da sfumare. I microglitter che contiene al suo interno si vedono poco sulla palpebra e tendono anche a cadere durante l'applicazione. Io infatti devo dire che spesso questo lo uso anche nell'angolo esterno, anche perché purtroppo manca un colore opaco molto scuro, come vedremo all'interno della palette. E questi invece sono gli ombretti opachi presenti all'interno della palette. Il primo colore che vedete si chiama Base, è un beige chiaro caldo dal finish leggermente satinato. È un ombretto perfetto per illuminare l'arcata sopraccigliare e da usare come base su tutta la palpebra. Infatti il nome lo descrive benissimo. Dopodiché vedete l'ombretto Soul, che è la tonalità più particolare presente in questa palette. È praticamente un pervinca, un celeste violetto polveroso, vagamente grigiastro, medio scuro, freddo, che contiene sottili riflessi sull'azzurro che però non vanno ad incidere sul finish, si comporta sostanzialmente come un matte. Non è un classico glicine, perché praticamente è più bluastro che violaceo. Ha una texture più asciutta rispetto agli altri matte, ma è semplice da lavorare ed è un colore davvero speciale. Io non ho nulla di simile nella mia collezione. Abbiamo poi l'ombretto Incense, che è questo marroncino polveroso, spento, medio, neutro caldo con sfumature gialle e un finish opaco, ottimo come tono di transizione. E poi abbiamo l'ombretto Love, che invece è un colore particolare anche questo, insomma, che nella gialla sembra anche sbocciato, sembra un rosa medio freddino. In realtà poi applicato diventa più caldo e tira fuori anche un tocco di pesca. Contiene all'interno sottili riflessi che sull'occhio comunque si perdono completamente e quindi appare come un classico ombretto opaco. Ha una consistenza morbida, friabile proprio al tatto. Questo è l'ombretto più delicato presente all'interno della palette, ma è molto pigmentato e si applica in modo uniforme. Dopodiché abbiamo l'ombretto Volatile, che è questo top con una punta di viola malva, medio scuro, freddo e opaco. Mi piace moltissimo questa tonalità e devo dire che funziona, sta davvero bene con i viola. E poi abbiamo due colori che io amo particolarmente. Il primo che vedete, c'è cioè il primo, quello vicino a Volatile, si chiama Excel, che è un colore molto particolare che viene descritto come giallo mattone e direi che la descrizione calza a pennello. Infatti questo non è né un classico senape né un terracotta, è proprio una via di mezzo, proprio una specie di terracotta giallastro dal finish opaco. Né Norvina descrive Eccentric come essenziale e unico per creare contrasto e aggiungere dimensione al make-up. Per la piega questo è un colore fantastico ed è uno dei miei colori preferiti della palette. Lo potete vedere perché è quello che ho utilizzato stamattina nella piega dell'occhio, ma devo dire che ho questo colore nella piega dell'occhio praticamente più o meno dal 18 luglio, perché da quando ho ricevuto, no, dal 18 luglio l'ho ordinata, insomma, da quando ho ricevuto questa palette, perché secondo me appunto per la piega è veramente un colore stupendo. E infine abbiamo l'ombretto Passion, che è un Plummy Brown. Questo è un mix tra un prugna e un marrone,
con un sottotono rossastro, caldo, medio scuro e opaco. Sta molto bene sia con i viola che con i rosa presenti all'interno di questa palette. È un colore che io amo particolarmente, soprattutto in autunno, e che uso anche da solo su tutta la palpebra perché tira fuori il verde dell'iride e rende lo sguardo sensuale. E come vi dicevo prima, i metallici sono davvero bellissimi, super luminosi, perfetti per creare dei look super glamour, di forte impatto e carattere. Tra questi, Wild Child e Celestial sono quelli un po' meno pigmentati, perfetti da utilizzare anche come topper. I matte, anche i matte per me sono veramente favolosi. I miei tre preferiti sono indubbiamente il Pervink, quindi Soul, e poi gli ultimi due, quindi Eccentric e Passion. E c'è chi desiderava, c'è chi si aspettava più tonalità violacee all'interno di questa palette. Devo dire che per me va benissimo così, perché quelle che ci sono splendide, e i vari neutri presenti all'interno della palette la rendono più versatile, più sfruttabile, come vi dicevo, adatta veramente a tutte le occasioni e a tutte le stagioni. È una palette, insomma, con questa palette si possono realizzare anche dei look completi senza tonalità violacee, quindi senza viola, anche se indubbiamente le tonalità rosate e violacee restano le protagoniste. È una palette che contiene un mix interessante di colori che stanno bene insieme e che io trovo più creativa e originale rispetto a tante altre palette, ma i colori sono comunque delicati, raffinati, portabili, femminili, insomma, non eccessivi, non bizzarri, non difficili da portare. Non sono tutte tonalità mai viste, prese singolarmente, ma la composizione è indubbiamente originale. E io amo anche il fatto che ci siano con due colori praticamente chiari, con due finish differenti, quindi l'opaco e quello shimmer, anche perché io amo per l'angolo interno l'ombretto al finish luminoso e per l'arcata invece un ombretto dal finish opaco. L'unica vera pecca, l'unico vero aspetto negativo per me di questa palette è che manca un colore opaco molto scuro per l'angolo esterno. Io infatti spesso lo vado a prelevare da un'altra palette. In tantissimi mi avete scritto che vi sembra molto, ma molto simile alla palette di Nabla, la Soul Blooming. Io le ho entrambe e vi posso assicurare che, anche se a colpo d'occhio possono sembrare simili, nella sostanza non ci sono tonalità molto simili tra queste due palette, quindi è solo una similitudine apparente. Anche l'ombretto che sembra più simile tra le due palette, che è questo, quindi l'ombretto di Nabla in lavanda, che si chiama Flowery, che ricorda sicuramente l'ombretto Soul visto dalla gialla, ma poi, come potete vedere, come potete valutare anche voi, in realtà sono molto diversi, perché Soul è decisamente più scuro rispetto a Flowery di Nabla. In conclusione, per me la Norvina è una palette strepitosa. Io amo la selezione colori, gli ombretti sono di ottima qualità, ben pigmentati e facili da sfumare. Se non vi spaventa, se non vi dà fastidio un po' di polverosità e li prelevate con mano leggera, secondo me li amerete, perché hanno un'ottima resa e anche un'ottima tenuta, durano tutto il giorno senza perdere di intensità. Ovviamente la consiglio a chi ama le tonalità rosate e violacee. Se poi avete gli occhi verdi è veramente imperdibile, e vi assicuro che riceverete una marea di complimenti utilizzando questi ombretti. Per me la Norvina, quindi davvero questa volta in conclusione, è una delle palette più belle uscite nell'ultimo periodo e ha tutte le carte in regola per diventare un best seller del brand, esattamente come la Modern Renaissance. Bene, questo è tutto, io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.